Buongiorno nuovamente, sono Pietro Rinaldi, operatore e formatore Snoozeren ISD. Oggi andiamo a dare due o tre consigli per chi fa Snoozeren con gli anziani. Prima di tutto ringrazio la mia collega Marcella, con cui c'è stato un bel confronto e mi ha dato qualche dritta in più perché lei è una iper esperta del mondo anziano. Allora, partiamo da un presupposto. Come nella disabilità, ma soprattutto con gli anziani, dobbiamo raccogliere la maggior parte o la maggior numero di informazioni possibili della vita della persona, perché con gli anziani andremo spesso a lavorare sul ricordo, su vecchie esperienze, su cosa facevano da giovani, eccetera. Quindi l'intervista con i caregiver, se era già importante con le persone affette da disabilità, negli anziani, ancora di più se affetti da Alzheimer, dobbiamo assolutamente raccogliere il maggior numero possibile di informazioni che riusciamo dai parenti, da altri caregiver. Come materiali andiamo sicuramente sulla bambola, precisazione sulla bambola. Sono materiali fondamentali, sono materiali utilizzati tantissimo, che fanno un sacco bene, bisogna saperli usare. Quindi per fare la doll therapy dobbiamo essere formati da doll therapy. Questa qua, ad esempio, si avvicina molto ai presidi medici della doll therapy perché, giusto due informazioni, i capelli sparati non sono perché è spettinata, ma perché porta la persona a metterli a posto e a pettinarli, quindi crea subito un contatto. Il fatto che abbia gli occhi che non fissano direttamente serve per evitare il contatto diretto della vista e ha anche un discreto peso e quindi ricorda un po' il peso di un bimbo vero e proprio. Con gli anziani è bello giocare anche con i massaggi, con degli oli o delle creme per andare a stimolare le mani, andare a stimolare i piedi che magari sono meno stimolati ultimamente. Fare dei giochi con materiali vintage, passatemi il termine, come ad esempio la lana, come ad esempio delle rocchette del filo dove far passare il filo all'interno e ricorda un po' i lavori che facevano da giovani. La pasta modellabile, il pongo, la sabbia cinetica. I lavori di manipolazione piacciono tanto e incuriosiscono e soprattutto creano una situazione di benessere, perché il muovere le mani in queste situazioni qua piace molto. Occhio però a non utilizzare gli slime, perché tendenzialmente non piacciono gli slime e le cose mollicce. Una cosa fondamentale da tenere in considerazione, a differenza per esempio se avete ascoltato quello sull'autismo, è sui riflessi. Con gli anziani andiamo a coprire gli specchi, andiamo ad evitare di giocare con i riflessi perché, per esempio, chi è malato di Alzheimer non riconosce la persona che è riflessa e pensa che ci sia un estraneo all'interno della stanza. Parlando di stanza, è fondamentale anche avere una buona luce all'interno, perché altrimenti la persona si può spaventare e non voler entrare perché ha paura di inciamparsi, ha paura di cadere, ha paura che ci siano degli scherzi per terra o dei buchi. E quindi andiamo subito a creare una situazione di non benessere. Le fibre, se tendenzialmente non piacciono, possono però essere utili come base di contrasto per utilizzare i vari materiali per renderli più visibili possibili. Un'altra attività che piace molto è il fotoracconto. Questa è un po' piccolina, si possono stampare foto più possibile grandi e con pochi elementi che possono essere visibili anche da chi ha dei difetti di vista. E se riusciamo, andiamo a raccogliere foto del passato delle persone. Come dicevamo all'inizio del video, è importante lavorare sul ricordo. Il materasso d'acqua non è così consigliato, almeno le prime volte. Dobbiamo presentarlo e fare in modo tale che la persona lo conosca perché può spaventare molto. Con l'anziano sono importanti, ancora di più che con altre tipologie, i tempi. Adeguiamoci ai tempi della persona, adeguiamoci alla quantità di stimoli che vuole. Saranno pochi, ma lasciamo che la persona vada in profondità, questi stimoli, che riesca a sentirli completamente. Quindi sarà cura dell'operatore adeguarsi proprio a questo. Un'ultima cosa, con gli anziani, come anche con la disabilità, ma soprattutto nel caso di anziani che vivono in RSA, è importante che l'operatore Snoozeren si confronti con l'equipe, perché all'interno della stanza possono uscire delle situazioni, possono uscire dei racconti che nella normalità non escono, in maniera tale che tutti ne siano informati o che tutti riescano più o meno a contenere le emozioni che escono, la situazione che esce. Che dire, con questo vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, continuate a seguirci e ci vediamo la prossima volta. Grazie, ciao ciao!